Ciao a tutti, con questo progetto di legge vogliamo presentare un'alternativa a quello che è l'organizzazione del sistema sanitario regionale attuale. Bisogna subito dire una cosa, questo progetto di legge è già stato protocollato perché l'abbiamo scritto in quest'anno di vita all'interno delle istituzioni quando ancora l'ex non era presente, però preferiamo comunque depositare questo PDL anche sull'ex e raccogliere comunque tutte le vostre osservazioni e richieste di modifica che comunque possiamo recepire nel momento in cui, sperando, verrà calendarizzato in commissione e quindi potremo comunque fare delle modifiche. Quindi il passaggio sull'ex ci sembra importante perché è un progetto di legge di una certa importanza che è vero che è stato condiviso all'interno del gruppo sanità, però è anche vero che è meglio raccogliere tutte le informazioni possibili. Questo progetto di legge è un progetto di legge che, diciamo così, incentiva a pagare per la salute. Oggi il nostro sistema di sanitario regionale invece incentiva e paga la malattia. E quindi è un progetto rivoluzionario, tanto che abbiamo già espresso questo progetto di legge all'assessorato alla sanità e quindi all'assessore Mantovani in più occasioni, chiedendo all'assessore di darci la possibilità di fare una sperimentazione di questo progetto di legge all'interno di un ambito sanitario, in particolare all'interno di un ASL di riferimento che abbia poi nel suo ambito almeno un'azienda ospedaliera, o meglio chiamarlo ospedale, e farmacie, medici generici, pediatri di libera scelta. L'abbiamo chiesto in più occasioni, ovviamente dall'altra parte c'è stata comunque un tentativo solo di conoscere che cosa intendiamo per pagare la salute. Il nostro obiettivo con questo PDL è quello appunto di esprimere chiaramente la nostra esigenza di fare una sperimentazione affinché il sistema sanitario regionale possa verificare come l'allineare il fattore di remunerazione di tutti gli operatori presenti in ambito sanitario spingano tutti questi operatori ad allinearsi a quello che è l'obiettivo principale, cioè far star bene le persone. Questo perché? Perché l'attuale sistema di pagamento degli operatori sanitari contribuisce pesantemente al risultato finale, cioè alla salute dei cittadini. Infatti gli ospedali, la medicina specialistica, i medici di medicina generale, le farmacie stesse, le ASL, sono oggi remunerati invece a prestazione o per aggregati di prestazioni. Questa modalità interessa in modo crescente anche le cure primarie e tutti coloro che esercitano comunque la libera professione, e questo incentiva a proliferare delle prestazioni, che è l'esatto opposto di quello che in realtà vorremmo. Quindi con il verificarsi di effettuare prestazioni a volte non dovute e a volte pericolose o comunque dannose per il cittadino. Le misure di controllo e di verifica di queste prestazioni, a volte non necessario, si sono rivelate, come abbiamo potuto ormai verificare, inappropriate, ed è per questo che è urgente sperimentare un nuovo sistema di remunerazione, tanto più che il sistema sanitario regionale è ormai insostenibile anche a livello economico, e quindi esiste proprio un aspetto anche cinico per cui non è più sostenibile un sistema sanitario regionale così costoso che assorbe praticamente i 2/3 del budget del bilancio di Regione Lombardia. I comportamenti infatti degli operatori sanitari devono essere allineati tra quella che è la loro remunerazione e quello che è l'obiettivo da far raggiungere, e quindi la salute dei cittadini. Il progetto di legge è articolato su numerosi articoli, è un po' tecnico, perché va a definire il sistema di remunerazione su quote capitarie crescenti, tranne fasce legate alla fase del pediatra. Quindi potrete vedere che entra un po' nel dettaglio, nei tecnicismi, ma è per quello che preferiamo fare questo passaggio sull'ex, in modo tale che non sia un progetto di legge che sfugga, perché è rivoluzionario anche nei suoi contenuti. Quello che deve essere chiaro è quello che abbiamo detto all'inizio, cioè il sistema
di remunerazione di tutti coloro che lavorano in ambito sanitario, che sia il medico di medicina generale, l'infermiere, il farmacista, colui che lavora all'ASL, deve essere incentivato a produrre salute e non a produrre malattia così come avviene oggi. Ed è per questo che proponiamo questo progetto di legge e chiediamo, e abbiamo chiesto più volte all'assessorato alla sanità, di farci sperimentare questo nuovo modo di remunerare l'ambito sanitario, perché con una sperimentazione di questo genere, dopo 5 anni, con una serie di indicatori che abbiamo indicato, potremo verificare se davvero pagare gli operatori sanitari per produrre salute e quindi con quote capitali decrescenti basate sul dato oggettivo della longevità della salute dei cittadini, della longevità dei cittadini, vediamo se davvero c'è un risparmio per la Regione Lombardia, un incremento di obiettivo finale che è quello che ci interessa, cioè la salute dei cittadini, e quindi eventualmente decidere di allargare la sperimentazione di questo metodo alternativo anche su altre ASL e su altri ambiti sanitari. Grazie.